svolta venerdì sera al rooftop di Poggi Bonzi la festa di fine stagione del team Alma Pramac Racing. Una serata con più di 300 persone tra dipendenti della nota azienda di Casole d'Elsa, progettatrice di gruppi elettrogeni, amici, collaboratori, volti noti di media nazionali come Carlo Genta, conduttore di tutti i convocati di Radio 24 e Paolo Janieri della Gazzetta dello Sport. Il protagonista indiscusso della serata è stato Francesco Bagnaia, Pecco come lo chiama l'intero mondo della MotoGP, che ai nostri microfoni ha raccontato della passata stagione in cui ha vinto il titolo di campione del mondo di Moto2. Come hai fatto a mantenere la concentrazione per tutta la stagione? È una cosa credo che venga abbastanza normale, però non è stato facile. In diverse situazioni ci sono stati dei problemi che potevano mandarmi un po' fuori, però è stata andata bene e abbiamo portato il campionato fino alla Malesia, dove è stato un weekend molto difficile a livello mentale quello lì in Malesia, e però per il resto la prima parte del campionato, finché non ho capito che ce lo stavano giocando, è stata abbastanza facile. Cresciuto e maturato nello Sky Racing Team VR46 sin dal 2013, Pecco ci racconta del suo rapporto speciale che ha avuto con l'Academy. Sono sempre stati molto presenti in tutto quello che ho fatto, mi hanno sempre spinto. Sono molto grato all'Academy per avermi preso nel 2013 e avermi portato comunque a diventare campione del mondo, perché molto grazie a loro, e sono veramente contento di questa cosa. Adesso Pecco è pronto per affrontare il mondo dei grandi, quello di Valentino Rossi, di Marquez, di Dovizioso, di Iannone, dopo aver firmato l'accordo con Pramac a febbraio di questo anno. Abbiamo firmato subito a febbraio perché volevo fare un anno senza pensieri, nel senso senza dover pensare a quello che avrei dovuto fare l'anno dopo, ed è stata una buona cosa, mi ha aiutato molto, e poi una volta che sono arrivato effettivamente nel team Pramac, in questi ultimi 4 giorni di test mi sono trovato una squadra che comunque è molto presente, che avevo molta voglia di vincere, quindi è molto importante. Vacanze, partirò il 29 dicembre, quindi fino a lì ancora niente, starò a casa tranquillo, però la vacanza vera la faccio un po' più avanti. Dovrai secondo te cambiare un po' il tuo stile di guida con la Ducati? Secondo me sì, è già un po' è stato cambiato in questi ultimi 2 test, però servirà sicuramente qualcosa ancora in più, però al momento sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Questo è il premio, momento ufficiale, attenzione. Consegnato da MotoGP a Guidotti, e al team domenica scorsa a Valencia. La serata si è prolungata fino a tarda notte tra selfie, cin cin, balli, il tutto coronato da un video di saluti di Danilo Petrucci, ormai ex pilota Pramac, passato in Ducati ufficiale accanto a Dovizioso. Ciao a tutti, mi spiace moltissimo non essere lì con voi, sarebbe stata la mia quinta scena in Pramac di fine anno, e forse sono stato quello che ne ha fatto di più, quindi ci tenevo a esserci, però ecco, i nuovi capi mi hanno subito preso per un impegno proprio stasera, e quindi non sarò lì con voi, però ci siete rimasti nel cuore, vi ringrazio tutti moltissimo e ci vediamo presto. Buon Natale, ciao! Una notte davvero di festa in un clima al tempo stesso talmente familiare che solo il trio Alex Ghini, Jacopo Minghetti e Federico Cappelli riescono a creare.